avermi ricevuto e mostrato dal squisito padrone di casa i gioielli dell'associazione, Oreste, dottor Serrano e presidente ATSP, mi riaccompagna nella bella stazione di Taranto. Con questo, ahimè, minuetto inizierà fino a Francavilla Fontana, linea Taranto-Lecce, il mio ritorno a Torre Santa Sabina. Ronfano i motori Fiat 8217 sovralimentati di questa 668 anno 1975 giù di lì che io prenderei volentieri per la magna Grecia sullo Ionio al posto di questa Pantegana, pardon, minuetto che mi toccherà fino a Francavilla Fontana. Voi lo sapete vero come la penso sui sigillati minuetto? Ecco, era del 76. Diretto inferiore, in arrivo al portale della stazione. Annuncio chiarissimo. Bordo presto dell'incolpevole minuetto e a malincuore lascio la città dei due mari. Mare piccolo. Se ne va la linea delle sud-est per Martina Franca Bari, con cui siamo arrivati. Tecnicamente questa è la linea RFI di 70 km Taranto Brindisi. Fu aperta nel 1886 la linea, oggi è tutta elettrificata, ma a semplice binario. Forse segreti messaggi in alfabeto Morse? Thank you.
grosso borgo di oltre 30.000 abitanti, sul pendio di Monte Pizzuto, collina delle Murge, territorio di gravine e tufo. Queste antichissime terre che furono dei Messapi, poi dei Normanni, Svevi, Angioini, sorgono località interne della Puglia fra le più belle, fra olivi, eucalipti, trulli, masserie, muretti e secco, distese di vigneti e fichi di vigna. Questa stazione è a 7 km dal centro abitato. Il borgo è a 300 metri sul livello del mare, circa 10.000 gli abitanti. Siamo al confine fra Salento e Valle d'Itria. E palazzi annuncia Francavilla Fontana, città di quasi 40.000 abitanti, già in territorio brindisino, 140 metri sul livello del mare. La linea delle Sud-Est da Martina Franca. Delle ore 12:38.